Max Barberio, insomma, tifoso a tutto tondo per una gara che forse ha lanciato il messaggio definitivo. L'Aquila c'è e non vuole mollare. Assolutamente, io te l'ho detto in tempi non sospetti, sono sorridente perché mi dicono che sono sempre triste, ma oggi non c'è possibilità di essere tristi, non abbiamo fatto nulla, questo ci tengo a dirlo, stiamo con i piedi per terra perché siamo dietro, però io te l'ho detto anche l'altra volta all'intervallo, bisogna provarci fino alla fine. Però è già una vittoria questa, no? Cioè aver rincorso, aver rincorso il campo basso, aver prima superato e poi allungato sulla San Benedettese ha lanciato un messaggio importante. Ora ci saranno degli incroci particolari con la Samba che va ad ospitare il campo basso e io ho detto a Perotti, il direttore, ora vi toccherà di fare per la Samba che oggi avete battuto, però. Beh, sicuramente loro domenica faranno la loro gara e il campo basso forse c'è il calendario un po' più difficile, però sono partite tutte difficili, anche la nostra di domenica non sarà facile perché le piccole che stanno lottando per la salvezza te la venderanno cara la pelle. Però speriamo, ecco, che gli amici della Samba domenica se la battano alla grande. Barberio, sempre per riprendere il discorso con Perotti, ora bisognerà sfruttare più l'entusiasmo o dovrà essere bravo Cappellacci a limitare un po' l'entusiasmo, appunto, volare bassi per andare a non toccare incidenti di percorso clamorosi, chiamiamoli così. Guarda, la seconda che hai detto, perché bisogna stare tranquilli e senza volare, il mister su quello è bravissimo. E voi invece? Anche noi, non abbiamo fatto niente, te l'ho detto, abbiamo vinto una bellissima partita, abbiamo giocato benissimo, complimenti ai ragazzi al mister, però piedi per terra.